Siamo qui in un quartiere popolare di una grande città come Roma e la prima nostra proposta è rivolta al governo. Attui fino in fondo quel piano periferie che noi abbiamo voluto negli ultimi anni e che consentirà la riqualificazione di tante città, in particolare di città grandi, metropolitane, dia subito sostanza a un piano urbano per lo sviluppo sostenibile, così come è accaduto in questi anni per le aree interne del paese. Iniziamo da qui, iniziamo concretamente a pensare come poter dare una mano alla riqualificazione urbanistica degli spazi pubblici, sociale, di quartieri come questi. Noi ci siamo, vogliamo fare la nostra parte e partiamo di qui non a caso. È il segno che il Partito Democratico deve fare il suo percorso nel paese reale, nei quartieri popolari, nei bisogni, ascoltando innanzitutto i bisogni. Questo è un passo che ha una sua forza simbolica, ma per me deve avere una sua coerenza anche nei prossimi appuntamenti che avremo, nelle scelte che faremo. Grazie a tutti, se adesso ci... Dopodiché questa sappiamo che è una segreteria di transizione, quindi ci aspettiamo che ci conduca in maniera sana a fare un congresso e che poi alla fine del congresso arrivi un leader a poter guidare il partito alla riconquista di qualcosa di più importante, di una segreteria forse. Per chi invece fa parte del partito, sapere che la segreteria del Partito Democratico si riunisce per la prima volta in periferia, indipendentemente da una libreria, credo che sia un sentore positivo e quindi ci può solo che far piacere. Da sempre, da segretaria di circolo di una volta, chiedevo che la sede nazionale del partito fosse spostata in periferia.